Lo chef propone piedina, 100 grammi di farina, 50 di acqua, un pizzico di sale e una girata di olio extravergine d'oliva. Adesso l'apriamo tutta bella aperta. Ci aiutiamo con un po' di farina, poca poca, eh. Mettiamo qua, un po' di qua e l'allarghiamo. Cominciamo a allargare, facciamo un bello disco. Bello piatto piatto, un bello disco dobbiamo fare. Così, bello. Visto? Deve venire così, bella larga larga, una bella piedina. Piedina, piedina. Nel frattempo mettiamo a riscaldare la nostra piedineria. Bene ragazzi, la nostra piastra è bella calda e ce la mettiamo di sopra. Ok? Adesso la facciamo cuocere un po' di sopra e un po' di sotto. La dobbiamo far cuocere un pochettino. Ecco, è un 45 giri, guarda come gira, guarda che bella sta pasta, ragazzi! Se vi fa qualche bolla la bucate così. Bene, adesso la giriamo e la facciamo cuocere di sotto. Nel frattempo pigliamo un po' di pomodoro pelato, olio extravergine d'oliva, un po' di origano, un po' di sale. E mischiamo tutte cose. Abbiamo tagliato pure un po' di mozzarella e ci vediamo per il proseguimento. Ok ragazzi, la piadina è pronta, la mettiamo in una teglia con un po' di carta forno. Qua ci mettiamo un po' di pomodoro. Fermate un poco. Ok, il pomodoro ce l'abbiamo messo, bello sistemato. Poi prendiamo la mozzarella. E un goccio di olio extravergine di oliva. Ragazzi, adesso la mettiamo in forno per una quindicina di minuti, 10 minuti, appena si scioglie la mozzarella e facciamo la prova d'assaggio. Già dopo. E questo è il risultato, ragazzi. Buon pranzo, a 10 minuti si mangia. Ebbene sì, ragazzi, che profumo. Quando il tempo stringe e non hai tanto tempo a disposizione, pizza piedina! Com'è? Del nazionale! Buon pranzo, ragazzi! Fate questa ricetta veloce veloce!